Sì, è un'iniziativa di Città Solidale Confcooperative che abbiamo messo in capo al Consorzio Mestieri, che è la nostra agenzia per il lavoro. Si tratta di Copap Ragusa, che decolla, che fa parte della rete nazionale dei Copap di Confcooperative. Vi spiego brevemente cos'è Copap. Copap è uno spazio fisico. È il luogo dove le idee imprenditoriali giovanili si sviluppano e dove queste idee dei giovani tentiamo di farle diventare imprese cooperative. Quindi è un luogo dove in qualche modo noi cercheremo di sviluppare quella che è la mentalità cooperativa e quella che è la mentalità imprenditoriale cooperativa e la mentalità imprenditoriale sociale. Questo non vuol dire che queste imprese non sono imprese con tutte le caratteristiche di un'impresa e quindi del mercato, del fare impresa, però sono delle imprese in cui noi vogliamo fare diventare protagonisti i giovani e farli diventare protagonisti di se stessi. Per questo Copap sarà il luogo dove questi giovani possono incontrarsi, possono scambiare delle idee, possono confrontarsi con dei professionisti, possono confrontarsi fra di loro. È un modo nuovo di fare e di sviluppare l'impresa. Noi giorno 3 presenteremo Copap a Ragusa, presenteremo Copap Ragusa e lo presenteremo lanciando un'iniziativa assolutamente innovativa, che è il cantiere dell'impresa sociale. Lo dico in breve, cos'è il cantiere dell'impresa sociale? Il cantiere dell'impresa sociale è associato a un bando in cui tutti i giovani che vogliono possono presentare delle idee imprenditoriali. Noi per 2 mesi lavoreremo con loro attraverso incontri periodici, incontri serali, tea break, coffee break, e svilupperemo queste idee imprenditoriali facendole diventare piani di impresa. Successivamente, fra questi piani d'impresa, che saranno 10, 20, 25, quelli che si presenteranno entro il 15 marzo, ne sceglieremo due e questi due piani d'impresa verranno accompagnati nella loro costituzione e avviamento gratuitamente dall'incubatore di Copap. Gli daremo anche il supporto per la costituzione dal notaio, proprio il supporto finanziario per andarsi a costituire. Ovviamente cosa chiediamo in cambio? Chiediamo in cambio che queste persone fanno sul serio e che quindi firmino con l'incubatore un contratto di almeno 3 anni, cioè che l'impresa sia in vita almeno per 3 anni, cioè non vogliamo correre il rischio di finanziare cose che dopo 2 mesi muoiono. Quindi questo è l'impegno ma è un impegno calcolato perché le imprese che verranno scelte hanno già fatto 2 mesi di attività, diciamo, nel cantiere e chiaramente la commissione che le sceglie sa che quelle imprese hanno i piedi già per camminare e per avere una buona probabilità di riuscire. Poi Copap sarà tante altre iniziative, da quelle che sono le informazioni sui fondi europei, a quella che è la cittadinanza europea, i laboratori di creazione d'impresa delle scuole, l'alternanza formazione-lavoro. E tutto per i giovani under 35, quindi ci incuneremo in garanzia giovani, faremo il self-employment, faremo tutta una serie di attività di animazione imprenditoriale per sviluppare le cooperative, perché io dico sempre, le cooperative non sono morte, le cooperative si innovano. E Copap è il luogo dove le idee diventano imprese e le imprese si sviluppano.